Un vero e proprio duello, quello disputato al Selva dei Pini tra l'Airone Ardea e la Virtus Divino Amore. La prima occasione è per gli uomini di Salotti con Feola il suo retropassaggio per Catafo, che non inquadra la porta. Rispondono gli ospiti con Galeotti che consegna a Violante, ma il suo destro termina ben oltre la traversa. Il gol però è nell'aria e al nono lo stesso Violante dal limite dell'aria lascia partire uno scavetto con cui trafigge Goletti. La Virtus passa in vantaggio e sfiora il raddoppio col bolide di Fazio. Sulla respinta di Goletti la recupera Maramao che la mette in mezzo. Cozza la stoppa e va col destro, ma l'estremo difensore salva la propria porta. Al diciottesimo ancora Virtus col tentativo di Mosciatti. Golletti interviene e la sfera arriva a Violante che insacca, ma il direttore di gara annulla la rete per offside. L'Airone tenta la reazione col pezzato di Marrocco per Ciccolini, che di testa ristabilisce la parità. 1 a 1 con i padroni di casa che sono sui giri, tanto che la mezz'ora ci provano con Feola che decide di servire Cataffo. Il 7 prova col destro, ma Egizi in tuffo gli nega il gol. Ma al 33esimo, dalla bandierina San Marco la inizia il Marocco che punta la porta. Colonnelli ci mette il piede, ingannando i Gizi e portando in vantaggio i suoi. Gli ospiti provano a ristabilire la parità col piazzato di Mosciatti. La sfera arriva a Violante, che di testa non inquadra la porta. Con il risultato ancora in bilico, nella ripresa i padroni di casa provano a chiudere la gara. Prima con Feula, che apre per Cataffo. Il 7, col suo destro, manda la sfera ben oltre la traversa. Poi col filtrante di San Marco ancora per Feola, ma il direttore di gara ferma l'azione per fuori gioco. Al 57 è la volta dell'angolo di Marocco per lo stesso Feola, che però non finalizza al meglio. La Virtus tenta la reazione prima con l'apertura di Mosciatti per Maramao, il 9 in aria prova a servire violante, ma Mancini intuisce e allontana il pericolo. Al 68 con la lunga gittata di Mosciatti per Peruzzini, ma Goletti interviene senza problemi. Ci riprova l'Aerone con Paolo Vallesi che dalla fascia prova a servire San Marco con Egizi che però arpiona la sfera. Gli ospiti tornano pericolosi prima con la punizione di Maramao che costringe Goletti a deviarla in angolo. Poi col piazzato di Mosciatti per Violante che calibra il destro deviato da Cipolletta. Continua a pressare la Virtus con la punizione di Mosciatti che prova a metterla in mezzo. La sfera arriva poi liberissimo Maramao che però non inquadra la porta. Nei minuti finali, sugli sviluppi di un piazzato battuto da Mosciatti, il direttore di gara vede un tocco di mano di Colonnelli e assegna il penalty agli ospiti, ammonendo lo stesso numero 6. Dal dischetto, Mosciatti lo trasforma con freddezza. 2 2 e l'Airone si ritrova con un uomo in meno per l'espulsione di Colonnelli. I padroni di casa, però, non demordono, ci provano con Romagnuolo che finisce a terra, ma l'arbitro lo ammonisce per simulazione. In pieno recupero, Paolo Vallesi, per uno scontro con Lorenzo Trevisani, si becca il secondo giallo. Dopo 7 minuti di recupero, si chiudono le ostilità. Primo pareggio dalle proprie mura per l'Aerone Ardea, mentre la Virtus Divina Amore ottiene il suo ottavo risultato utile consecutivo.